Sono Emilia De Biasi, sono candidata per il Partito Democratico al Senato nelle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio. Io adotterei tutte e 15 le vostre possibilità, ma fra tutte e 15, dovendone scegliere una, scelgo la prima, e cioè scelgo l'1% del prodotto interno lordo per la cultura. Non vi sembri una stravaganza? Perché io ritengo, come dice Voltaire, che i soldi non danno la felicità, ma figuriamoci la miseria, e perché penso che la dignità del mondo della cultura richieda un sostegno pubblico più all'altezza delle capacità, della qualità e del merito che tutte queste istituzioni e questi soggetti hanno, perché penso che la metà del patrimonio artistico mondiale che sta in Italia non può essere lasciato a se stesso e certo non si mette a posto da solo, perché penso che le zone terremotate hanno diritto ad avere nuovamente beni culturali funzionanti, e anche questi non si mettono in piedi da soli, perché penso che per sistemare il paesaggio e limitare lo scempio del suolo ci vogliano vincoli ma anche finanziamenti, perché io credo che il bello richieda anche un investimento economico, e ancora una volta voglio dirlo, la cultura non è una spesa, la cultura è un investimento in paesaggio, in bellezza, in arte, in libertà, ma è anche un investimento in crescita sociale e civile.